Ciao amiche e ciao amici, come stimolare un uomo a distanza? Questo video per rispondere a Miriam che mi segue su YouTube. Ora, se vuoi stimolare un uomo a distanza, devi farlo con una finalità precisa. La finalità è quella di accorciare le distanze, di far sì che lui sia stimolato a incontrarti, a vederti. Perché se resta soltanto una stimolazione, un gioco erotico a distanza, poi tenderà a prendere quella piega e non ci sarà più motivazione a vederti. Quindi le stimolazioni devono essere di natura erotica, ma molto limitata, senza andare molto avanti. Cioè, diciamo, non deve crearsi un gioco in cui, ad esempio, gli procura un orgasmo o qualcosa del genere, cioè nel senso di stimoli alla fantasia, perché se arrivi a quel punto lì, lo diciamo distrai dal desiderio di vederti. Quindi devi giocare il giusto e lanciargli qualche sfida, diciamo la sfida ad esempio sulla sua potenza sessuale, ironizza un po' sul gioco un pochettino sulla sua potenza sessuale, cioè collega al fatto che lui non ti vuole vedere, non vuole venire, al fatto che magari è un po' impotente. In modo tale che sarà stimolato a vederti. Ovviamente non devi dirglielo direttamente sei impotente perché non vieni. Devi creare una serie di allusioni per stimolarlo ad avvicinarsi, a venire. Ad esempio, potresti dire: beh, non tutti gli uomini hanno il coraggio di incontrare una donna focosa e calda, perché poi hanno paura di farci le brutte figure e la butti lì così. E vedi cosa succede, insomma. Quindi lo stimolo deve essere tale, ma non fine a se stesso, deve essere finalizzato a sbloccare la situazione, a farlo venire. Lui deve avere l'idea che se verrà, chissà che cosa gli succederà. E poi quando verrà dovrai fare ancora un minimo, non dovrai soddisfare completamente, se no non viene più. Quindi, come dire, dovrai fare il giusto, ma non eccessivamente. Quindi tieni presente che più desidera, più avrà stimoli, sarà spinto, sarà motivato a venire da te. Meno desidera, meno sarà spinto, meno sarà motivato. Quindi un po' devi fare assaggiare, ma non devi fargli mangiare tutta la torta. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!